Grazie. In questa seconda parte della presentazione io cerco di dare un'idea, una misura dell'impatto che poi la contaminazione ambientale ha sulla contaminazione della catena alimentare. Quindi questi sono alcuni casi di contaminazione nel periodo dal 2002 al 2012, ma poi ecco, per quanto riguarda Taranto i monitoraggi stanno tuttora continuando, in cui abbiamo evidenza insomma, di questo passaggio delle diossine, i PCB, che sono i contaminanti che noi studiamo. Partiamo con la Campania, dove nel 2001 furono trovati due campioni non conformi nell'ambito del piano nazionale residui, e questo diede inizio a una vasta campagna di monitoraggio. Vedete dei numeri di controlli molto elevati, che portò poi a identificare delle aree che sono quelle poi che oggi individuiamo come la Terra dei Fuochi, che la dottoressa Vito ha presentato ieri, quindi dei livelli di diossine nel latte al di sopra dei limiti di legge. In quel periodo le diossine erano già normate, avevano dei limiti massimi a livello europeo, i PCB non li avevano ancora, e trovammo poi una sovrapposizione tra le aree dove il latte era contaminato, lo erano anche i mangimi, e si trattava di prodotti coltivati localmente. Poi c'è stata una nuova campagna nel 2008 su richiesta della Commissione europea con controllo di latte presso i caseifici, e si trattava di latte bovino, ovicaprino e soprattutto bufalino. E praticamente fu di nuovo confermato che l'area problematica era quella della zona sud della provincia di Caserta e della zona nord della provincia di Napoli. Un problema diverso è quello che abbiamo studiato nel 2009. In prossimità della città di Terni ci fu un incendio all'interno di un capannone dove erano stoccati materiali di scarto di natura plastica, e questo determinò una contaminazione abbastanza rilevante sia dei foraggi e delle aree di pascolo. E quello che abbiamo potuto vedere è che circa il 50% dei foraggi prelevati nell'area entro i 3 km dal sito dell'incendio presentavano dei livelli di non conformità per i contaminanti di interesse, mentre dopo 4 mesi praticamente questa contaminazione andava praticamente a scomparire. Invece, dopo 7 mesi, il muscolo e il grasso dei bovini e degli ovini risultava ancora contaminato, perché questo è chiaramente poi l'effetto del bioaccumulo e della difficoltà a smaltire questi contaminanti. Un altro esempio ancora è il lago di Garda. Ecco, qui vorrei dire che poi tutti questi controlli non è che li abbiamo fatti solo noi, ma hanno contribuito altri enti, altri istituti zooprofilattici, non nomino per questioni di tempo. E qui ecco, vediamo un esempio, secondo me, molto positivo di integrazione tra le attività degli istituti zooprofilattici e delle ARPA, perché qui i controlli riguardarono prodotti ittici e anche i sedimenti. E quindi furono messi insieme dei dati prodotti poi dall'ARPA del Veneto e dall'ARPA della Lombardia, che hanno portato poi praticamente a correlare, a studiare i profili di contaminazione nelle anguille e nei sedimenti, dimostrando che nelle zone in cui c'erano più campioni di anguille contaminati i sedimenti erano più contaminati, e anche i profili di contaminazione tendevano a coincidere. E infine il caso di Taranto, di cui ci occupiamo in collaborazione con la ASL di Taranto, con la Regione Puglia dal 2008, e con l'ARPA della Puglia ovviamente. E abbiamo iniziato nel 2008, come spiegava il dottor Conversano, è stato fatto un piano capillare, anche chiaramente dal punto di vista economico oneroso, perché le analisi delle diossine e PCB sono molto costose, che però ha portato appunto a controllare entro i 20 km il territorio. Poi sono scattati controlli sui mitili, quindi senz'altro è giusto dire che i mitili di Taranto sono i più controllati forse del mondo. E poi, in tempi più recenti, un nuovo piano sul latte ovicaprino, che ha portato come dato conclusivo a
il fatto che nella fascia tra i 0 e i 10 km dall'area industriale di Taranto abbiamo una probabilità mediamente superiore al 30% di avere livelli di diossine e di LPCB superiori ai livelli massimi, mentre oltre i 15 km questi livelli di contaminazione decadono. E quindi io vorrei concludere questo intervento dicendo che chiaramente per ridurre l'esposizione umana a livello generale è importante quindi diminuire i livelli di contaminazione della catena alimentare, perché circa il 90% dell'esposizione umana deriva dal consumo di alimenti, in particolare di quelli di origine animale. Per arrivare a questo è necessario ridurre la contaminazione ambientale. Pertanto è auspicabile senz'altro una più stretta collaborazione tra gli enti coinvolti, anche per poi cercare di colmare delle lacune che tuttora esistono a livello sia delle conoscenze della legislazione, come ricordava riguardo al suolo il collega Vittorio. E infine noi ravvisiamo che la disponibilità di un sistema informativo per la raccolta dei dati e l'analisi dei piani di monitoraggio, come si sta cercando di fare nell'ambito del tavolo tecnico per l'Osservatorio sulla salute dell'Ilva di Taranto, può rappresentare un supporto valido sia per gli esperti che poi analizzano questi dati e per le autorità e le istituzioni competenti che poi devono prendere le decisioni. Grazie.